noi siamo biologhe, per cui sentiamo dire a volte delle cose che non stanno nel cielo né in terra. L'altro giorno alla televisione un dentista che parlava di questo virus e ha parlato di DNA. Allora uno dice no, non è possibile, dico sei pure dentista. Una maggiore informazione, ma soprattutto un'informazione che sia credibile. Questo coronavirus abbiamo parlato che dobbiamo lavarci le mani da tanto. Per ripensare i nostri stili di vita, perché alla fine il consumismo, l'inquinamento. Credo che l'urgenza più importante da seguire sia a livello ambientale, cioè quello che è stato dimostrato scientificamente, che il virus viaggia molto bene quando c'è una situazione di PM alto. Beh, un cambiamento che si è notato tantissimo è soprattutto lo smog. C'è stata una valorizzazione dell'andare in giro a piedi, in bicicletta. Francamente penso che la normalità di prima non assolutamente non fosse un problema, anzi, magari possiamo, sì, senz'altro possiamo migliorarla. La normalità a livello lavorativo è essenziale. Andare ad attuare delle misure per i prossimi mesi che saranno sicuramente diversi. Penso a me, all'università, alla scuola o comunque a chi deve lavorare. Si sente anche con estrema urgenza la necessità di lavorare sulla eguaglianza sostanziale. Io trovo che il problema dell'Italia è l'individualismo. Ognuno bada al suo cortile, non pensa al benessere comune. Che è di origini marocchine, quindi davamo per scontato non andare in Marocco d'estate. E mia nonna la vedo un po' di meno perché ho paura di attaccarne qualcosa. L'ho vista qualche giorno fa e tra un po' gli venivano delle lacrime agli occhi, perché comunque dopo 3 mesi non vede nessuno, era un po' così. Almeno io sono vedovo da poco, mi è servito per riacquistare un po' di pace e di tranquillità. Un intervento in un'emergenza rimane un evento singolo. Tra 5 anni rifaremo esattamente le stesse cose, né più né meno. Dobbiamo essere nel nostro quotidiano protagonisti delle cose che facciamo e delle relazioni che abbiamo con gli altri. Purtroppo oggi il mondo corre molto veloce. Tagliarsi dei tempi e non correre così tanto, io dico. Io poi che sono pensionata. Fare più aderenti all'essenziale. È arrivato il momento anche di collaborare con un'associazione di volontariato. Mettere più biciclette in giro con le app, ad esempio a Milano, che ci sono questi tipi di app dove puoi affittare le biciclette. Personalmente continuerò ad andare in bici e stare attenta all'aria. E però credo che sia una questione proprio a livello planetario, che bisogna fare tutti insieme questo sforzo per risolvere la questione dell'inquinamento. Secondo me le persone devono uscire in piazza e protestare contro le ingiustizie e chiedere delle risposte più concrete. La cosa che dovremmo fare tutti, secondo me, è andare in manifestazione, tipo il Fridays for Future, e convincere, tra virgolette, i governi a cambiare qualcosa per rendere più semplice queste cose, del tipo, non so, alzare i prezzi della carne piuttosto che favorire l'uso dei mezzi pubblici, delle piste ciclabili e quelle cose lì. Perché il singolo può fare sì tanto, ma fino a un certo punto.